Eccoci qua, ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV, benvenuti a Trading the Market, sono precisamente le 17. Andiamo a vedere rapidamente le borse europee. Partiamo come di consueto dalle borse europee per ovvi motivi, perché tra meno di mezz'ora chiudono i mercati e quindi oggi si festeggia, non si sa che cosa perfettamente, però stiamo vedendo comunque i quattro indici principali ben al di sopra della parità. Stiamo parlando dell'Ibex di Madrid, il FTSE MIB guadagna un punto percentuale, il CAC poco più di un punto percentuale, anche il DAX di Francoforte lo 0,94% di rialzo. Particolarmente stanno beneficiando in questa giornata il comparto bancario, però di solito c'è questa correlazione: quando ci sono delle vendite sul mercato obbligazionario, come sta accadendo proprio oggi, beneficia il mercato bancario, lo abbiamo detto, è una situazione molto simile anche a Wall Street in termini di banche, tanto ottimismo, come potete vedere si tratta di rialzi in alcuni casi come Wells Fargo addirittura superiori del 4%, intanto bene anche Wall Street, in particolar modo il comparto tech che guadagna quasi il 2%, stiamo vedendo acquisti sui minimi recenti su Meta Platform, Apple, Amazon, Netflix, Google e soprattutto Twitter e Zoom, che sono i due titoli forse tra i più penalizzati negli ultimi 3 mesi. Rapidamente mercato obbligazionario, anche perché fa parte del nostro discorso legato un pochettino alla Fed, in quanto ieri Powell si è dimostrato molto aggressivo e cioè pronto per un rialzo dei tassi di 50 punti base nei prossimi 6 appuntamenti dell'anno, stiamo parlando del 2022, ovviamente questo ha scatenato una reazione più che sul mercato equity, sul mercato obbligazionario. Eccolo qua il decennale USA che rende il 2,37%, il biennale invece rende il 2,17%, il trentennale 2,58% e i 3 anni 2,39%, e praticamente la curva dei rendimenti si sta appiattendo in una maniera molto, molto importante, molto marcata, che di solito indica una recessione, non sempre ovviamente. E quindi andiamo a vedere rapidamente anche l'indice del dollaro, che oggi rimane sulla parità a quota 98,49, l'euro dollaro invece scambia ad 1,1018. Prima di dare il benvenuto al nostro ospite, se volete scriverci sul nostro numero WhatsApp, vi sto mostrando il nostro mystery chart, ovviamente ci sono dei suggerimenti, un grafico giornaliero Turbo 24 certificato e anche un indice europeo, quindi questo immagino aiuterà tanto dei nostri telespettatori. Scriveteci sul nostro numero WhatsApp. Intanto torno sui mercati e saluto subitissimo Filippo Diorovic, Senior Market Strategist di IG. Buon pomeriggio, ben ritrovato come sempre. Sì, buon pomeriggio a tutti. Ecco Filippo, cerchiamo di capire, perché Powell ieri mi è sembrato più falco rispetto a quello che è stato il mercoledì scorso, e cioè durante la conferenza stampa della Fed post ovviamente riunione FOMC. Che cosa è che stanno festeggiando i mercati sia in Europa che negli Stati Uniti? Ma sono soprattutto i titoli del settore finanziario che stanno salendo, un po' anche i titoli legati alle materie prime. Titoli bancari, e sappiamo che alcuni indici europei come quello italiano, come quello spagnolo, sono molto bancocentrici, stanno festeggiando il fatto che le banche centrali saranno sempre più meno accomodanti e più restrittive, con tassi di interesse più alti, e torneranno a focalizzarsi sulle loro attività principali, che è quella di il margine di interesse, la concessione di prestiti, e al momento l'effetto negativo per quanto riguarda la discesa dei prezzi delle obbligazioni al momento non sta impattando molto il settore finanziario. Io credo che sia anche un po' un riposizionamento dopo delle sedute che avevano mostrato dei ribassi, e quindi si è ritornati un po' a comprare, anche perché, come detto, gli investitori sono molto incerti sullo scenario futuro. I mercati azionari guardano molto alla situazione in Ucraina, il mercato obbligazionario guarda in particolar modo a quello che faranno le banche centrali. Ed è, insomma, le parole di Powell sono state abbastanza significative. Le stesse probabilità calcolate dal CME Watching Tool, che calcola l'andamento dei Fed Funds e le probabilità di un possibile rialzo nel prossimo meeting, sono adesso per più del 50% per un rialzo di 50 punti base nella prossima riunione di maggio. Quindi ecco, quindi quello che sta scontando adesso è il mercato obbligazionario,
L'unica nota positiva per quanto riguarda il mercato obbligazionario è che sta diminuendo lo spread, perché nonostante salga il rendimento del decennale italiano, quello del Bund tedesco sale più in proporzione. Assolutamente sì, intanto questo è assolutamente così, la situazione con i rendimenti è molto interessante. Intanto vorrei passare al titolo 2, cioè tu hai già toccato in effetti l'argomento, però diciamo che è l'argomento più importante sui mercati, perché cerco di capire anche io quale potrebbe essere l'impatto sull'equity e obbligazionaria a questo punto. Aggiungo obbligazionaria perché ovviamente stiamo assistendo a delle vendite molto marcate su tutte le parti del mondo, cioè Europa, gli Stati Uniti e così via. Ovviamente sto parlando dell'impatto di una Fed più falco rispetto alla settimana scorsa e soprattutto rialzo dei tassi di 50 punti base al posto di 25 punti base. Certo, assolutamente, è una degli aspetti più importanti per quanto riguarda i mercati. C'è una cosa molto interessante rispetto a quello che avevamo visto negli scorsi mesi, che avevamo visto una correlazione negativa fra andamento del rendimento del Treasuries con l'andamento dell'indice tecnologico americano, una correlazione negativa. Se invece guardiamo oggi, il tecnologico americano sale notevolmente nonostante il rendimento del decennale salga. Quindi, come detto, il mercato con questi shock esogeni che arrivano sul lato dell'offerta, con le banche centrali che si vedono con le mani legate, obbligate a applicare una politica monetaria restrittiva, al momento la Federal Reserve si ritrova ben dietro la curva, behind the curve, quindi dovrà essere molto aggressiva sui tassi di interesse. Per quello Powell sta avvisando il mercato che non è da escludere, anzi è molto probabile che in caso di ulteriori pressioni crescenti inflazionistiche la Fed sarà obbligata a rialzare i tassi anche di 50 punti base. Il mercato azionario potrebbe avere una reazione negativa, soprattutto per il settore industriale o soprattutto per le imprese più indebitate, che potrebbero insomma subire poi una reazione negativa se poi si avverasse questo fattore, questa azione da parte della Federal Reserve. E l'obbligazionario continuerà a salire, e insomma siamo arrivati su un rendimento per quanto riguarda il decennale molto importante, quindi vediamo insomma se continuerà a salire in questo modo. No, assolutamente sì, poi Powell ha detto anche che l'inflazione è la priorità assoluta per la Fed nel 2022, anche questa affermazione è molto importante, ma giusto per capirci, essendo che ci sarà quantitative tightening in concomitanza con una politica sui tassi molto più aggressiva del previsto e molto più aggressiva soprattutto delle aspettative, ciò che hanno già apprezzato i mercati, potrebbe esserci un selling o mercato orso ancora più violento da quello che abbiamo visto? Sì, ti stavo leggendo nel pensiero e mi aspettavo questa domanda. La teoria economica direbbe di sì, e anche l'esperienza sui mercati azionari. Non possiamo però essere assolutamente sicuri, perché ci potrebbero essere ulteriori politiche governative a sostegno della liquidità, come possono essere le nuove Eurobond in Europa o ulteriori politiche fiscali ultra espansive. Io non credo che questo possa si possa trovare un equilibrio, quindi io quello che mi aspetto è ulteriori ribassi. È possibile nel breve che in caso di conclusione della guerra Russia-Ucraina ci possa essere una fase di breve periodo di entusiasmo in borsa, ma se guardo al medio-lungo periodo mi aspetto comunque ulteriori correzioni, perché come tu hai ricordato, politiche monetarie restrittive da parte delle banche centrali e quantitative tightening sia da parte della Federal Reserve in maniera diciamo esplicita, e insomma anche un po' da parte della BCE che ridurrà in maniera notevole e poi fermerà del tutto il piano di quantitative easing, avremo comunque meno liquidità nel sistema e quindi con meno risorse i corsi azionari diminuiranno.
appunto assolutamente una situazione a mio avviso molto, molto difficile per tutti i banchieri centrali, specie in un momento di guerra a tutti gli effetti, che grazie alle sanzioni, anzi scusate, a causa delle sanzioni ha un impatto sull'economia e sull'inflazione sia europea ma anche quella americana da non sottovalutare. Allora Filippo, ci sono alcuni titoli su cui oggi faremo il punto, per esempio Nike ha battuto le attese, infatti guida il Dow Jones al rialzo, ma io vorrei partire da Tesla, facendo vedere nel frattempo questo video ai nostri telespettatori, perché, che ci fornisce appunto Twitter, perché Elon Musk all'apertura, diciamo, della sua Gigafactory, nuova Gigafactory in Germania questa volta, e quindi sposta la produzione, anzi io vorrei aggiungere gran parte della produzione in Germania, si aspettano 500.000 nuove macchine all'anno e 12.000 impiegati, quindi questo che cosa vuol dire? Che sposta gran parte della propria produzione dagli Stati Uniti alla Cina in Germania, quindi non è mancato il suo ballo, come potete vedere da queste immagini, grazie a Twitter di nuovo, ripeto. Quindi ecco, ti chiedo un parere su Tesla e soprattutto come interpreti questa decisione di spostare la produzione in Europa, essere meno legato agli States e Cina, e soprattutto anche su base tecnica potrebbe tornare sui massimi? Allora, innanzitutto il titolo ha guadagnato notevolmente, è tornato vicino ai $950 e ha dato continuità a quella reazione positiva che ha mostrato dal 15 marzo, quindi è sicuramente un segnale interessante. Dovrebbe superare anche i $975, sarebbe un ulteriore segnale positivo per andare a recuperare un po' le perdite evidenziate a inizio anno. È molto significativa l'apertura della Gigafactory in Germania, a parte il fortissimo investimento, uno dei maggiori investimenti in assoluto per una fabbrica, 5,5 miliardi di dollari. Tu l'hai ricordato, a piena capacità dovrebbe produrre 500.000 autovetture e dovrebbe arrivare a piena capacità nel 2025, perché deve recuperare terreno in Europa a Volkswagen. Volkswagen ha intorno a un 25% di quota di mercato e Tesla vuole raggiungere questa quota, parte da un 13%. E è un mercato molto competitivo, perché ricordiamoci anche Stellantis ha un buon rapporto, e lo stesso amministratore delegato Carlos Tavares punta molto sul mercato elettrico. Sarà un mercato molto competitivo. Tesla ha dimostrato già in passato di riuscire a mantenere molte delle promesse fatte, e questo può portare, insomma, della positività in un momento che il mercato elettrico può tornare di interesse, soprattutto visto che si cercherà di diminuire la necessità di avere dei combustibili fossili come carburante. Ecco, molto molto interessante. Ovviamente noi seguiremo come sempre tutto ciò che sta facendo Elon Musk, perché è sempre innovativo, su questo credo che non ci sia il minimo di dubbio, e ovviamente la performance di Tesla, che comunque è ben al di sotto dei propri massimi. Altro titolo, Alibaba. Innanzitutto chiedo scusa ai nostri telespettatori, perché mi pare di aver detto che effettuerà un buyback di 25 milioni, si tratta di 25 miliardi di dollari, e dunque da qui arriva questa spinta strepitosa in termini di performance. Oltre a Alibaba, che stiamo vedendo 11,32%, quasi 12% di rialzo, Filippo, ti chiedo se comunque dopo quest'ultima settimana è tornata un po' la vostra fiducia nei confronti del tech cinese o meno? Allora, il tech cinese, è vero, ha mostrato questi segnali positivi. Alibaba, ottimi rialzi, è stato sicuramente notevole la reazione positiva, però ricordiamoci dov'era a novembre 2020 il titolo. Dalle quotazioni di novembre 2020 è ancora un meno 65% come performance, quindi ha veramente tanto terreno da recuperare. La notizia dell'aumento del piano di buyback da 15 miliardi di dollari a 25 miliardi di dollari è sicuramente positiva, perché migliora il clima di fiducia degli investitori sul gruppo, però può essere, ecco, una notizia positiva per quanto riguarda il breve termine. È vero che per quanto riguarda il settore tech, lo stesso vice premier Liu He ha assicurato i mercati che tutto questo processo di regolamentazione restrittiva nei confronti del settore tech si sta concludendo, e ha
annunciato degli stimoli per quanto riguarda la crescita economica e il sostegno per quanto riguarda il settore tecnologico, c'è un problema per quanto riguarda Alibaba, la competizione. La competizione è molto agguerrita per quanto riguarda il settore dell'e-commerce, mentre prima Alibaba era leader indiscusso, adesso dovrà affrontare dei competitors, dei peers sempre più agguerriti. Non è un caso che per la prima volta ha mostrato un forte rallentamento dei ricavi e deve affrontare anche dei nuovi competitors, soprattutto con quella app sorella di TikTok, che devo leggere il nome, si chiama Douyin, che sta avendo fortissimo successo, visto che fa questo e-commerce con video in streaming e link diretti per la compravendita, che può togliere quote di mercato ad Alibaba, ma come anche insomma gli altri grandi seller e-commerce come JD.com e così via dicendo. Quindi ecco, nel breve mi aspetto una reazione positiva per quanto riguarda il titolo, per queste ragioni, ma nel medio-lungo la competizione potrebbe portare ulteriori ribassi. Quindi mi stai dicendo praticamente che, diciamo, la tua fiducia non è tornata, corretto? È tornata nel breve, sappiamo che per chi fa trading fare operazioni di breve è importante, nel breve è sicuramente un titolo che può recuperare terreno, visto che gran parte delle perdite erano legate a questa politica molto restrittiva da parte del governo di Pechino. Lo stesso, un'altra notizia a mio avviso positiva nel breve è che due grandi azionisti come Jack Ma, il fondatore, e anche Zhou Tsai hanno diminuito le vendite dei titoli che avevano in portafoglio di Alibaba, e questo insomma è un segnale almeno positivo, visto che quando il fondatore vende le azioni c'è sempre qualcosa dietro. Allora, ultimo titolo che vorrei su cui vorrei fare il punto è Nike. Guardiamo Nike, 3,69 di rialzo. Questo rialzo è dovuto assolutamente alle trimestrali sopra le attese. Rapidamente, Filippo, un parere su Nike, che comunque anche Nike è ben al di sotto dei propri massimi. Sì, ben al di sotto dei propri massimi. C'era tanta attesa per la trimestrale di Nike perché il mercato era molto pessimista, invece i dati sono stati molto positivi, ha confermato anche la guidance e questo ha portato insomma il titolo a salire fortemente. Per quanto riguarda Wall Street, siamo quasi a un più 4% a $134, però anche qui deve recuperare veramente tanto terreno rispetto solamente ai massimi annuali, che erano intorno a 170, quindi tanto terreno da recuperare. Come altra notizia positiva è che praticamente Nike ha una quasi nulla esposizione alla vicenda Russia-Ucraina, insomma ha parlato di 1% dei ricavi, quindi anche un eventuale peggioramento non dovrebbe influenzare il titolo. Allora, passiamo al dunque, il nostro mystery chart, lo faccio vedere di nuovo, ho ricevuto tantissime risposte corrette, specie su Instagram, dove ovviamente chi mi segue e chi ci segue per la verità sa bene che stiamo facendo questo questionario. Ho ricevuto tantissime risposte corrette, ma anche tantissime risposte non corrette che riguardavano ovviamente l'indice italiano. Infatti questo è un altro hint a questo punto, però a chi appartiene il mystery chart? Sì, allora era molto tricky, nel senso che era un po' a trabocchetto perché i grafici sono molto simili per quasi tutti gli indici europei, quindi bisognava proprio stare lì a guardare l'andamento delle candele, dove avevo fatto i minimi. Per quanto riguarda l'indice in esame, in questione, che è l'indice spagnolo, l'Ibex 35 sulla nostra piattaforma, lo Spain 35, è interessante da un punto di vista tecnico, perché insomma nelle ultime sedute aveva mostrato una fase laterale per quanto riguarda le ultime 3-4 sedute dopo una lunga fase rialzista dai minimi del 7 marzo. In questo momento, fase laterale che era compresa tra gli 8.300 punti e gli 8.470, in questo momento abbiamo rotto al rialzo, c'è stato il breakout rialzista di questa fase laterale, questo trading range di breve,
Questo potrebbe essere un segnale, soprattutto se dovesse chiudere al di sopra di 8.470, un segnale positivo per quanto riguarda il breve termine, perché quando sempre si rompe a rialzo una figura di un rettangolo, una figura di continuazione, questo può portare, come detto, a un target che è l'ampiezza della figura, quindi un target intorno agli 8.640 punti. Quindi, come detto, facciamo attenzione perché può essere un, anche da un punto di vista operativo, può essere interessante se, come detto, confermerà questo rialzo al di sopra degli 8.470 punti. Ottimo, molto molto interessante. Intanto ultimissimi argomenti, ovviamente molto importanti a mio avviso, che rimane la guerra in Ucraina e soprattutto le considerazioni dell'Europa, che mi sembra che sono già state smentite da parte della stampa internazionale. L'Europa comunque stava valutando di imporre un ban delle importazioni di greggio, non di gas, di greggio da parte della Russia, ovvero di petrolio russo, e soprattutto che cosa potrebbe significare, cioè per il mercato già estremamente volatile, già con un prezzo estremamente elevato. E di solito vorrei ribadire, quando abbiamo dei rendimenti del genere, specie negli Stati Uniti, un petrolio con questo prezzo, per la maggior parte delle volte c'è stata una recessione, poi non si sa se anche questa volta accadrà così. Ma detto ciò, guardando ecco tutto ciò che accade in Ucraina, oggi Zelensky ha parlato ecco al Parlamento italiano, e Draghi ha detto una cosa importante, cioè che sostiene l'entrata all'Unione Europea dell'Ucraina. A mio avviso parole generose, perché poi gli altri paesi hanno dovuto fare veramente tante riforme, tanti sforzi per entrare. Poi, per carità, non vorrei sembrare una contro l'Ucraina, anzi sono pro Ucraina in questo conflitto. Detto ciò, che cosa significa per il mercato energetico? Sì, io credo che poi le parole di Draghi siano da interpretare come un sostegno all'Ucraina nel processo di entrata all'Unione Europea, perché non penso che l'Unione Europea si possa permettere che l'Ucraina non soddisfi i criteri di Copenaghen, soprattutto quelli economici, visto gli sforzi che hanno fatto molti paesi per entrare. Detto questo, da un punto di vista energetico, sì, oramai la volatilità è estrema. Io credo che stiano discutendo i vari capi di Stato a livello europeo nuove sanzioni economiche nei confronti della Russia. Sappiamo che non si può toccare il gas, almeno nel breve periodo, perché il gas e troppi paesi dipendono in maniera quasi più del 40-50% dall'importazione con la Russia, ed è difficile poi, insomma, cambiare le fonti alternative. Col petrolio si potrebbe, insomma, riuscire a trovare delle soluzioni migliori, però anche qui molti paesi non sono particolarmente d'accordo e vedo difficile che si possa trovare una soluzione nel breve, e questo continuerà, insomma, a essere un elemento che limita le sanzioni economiche alla fine globali nei confronti della Russia, perché se la Russia comunque continua a ricevere un flusso di cassa da parte delle vendite del petrolio, la vendita del gas all'Europa, ha tutti i fondi per continuare lo sforzo bellico in Ucraina. Ecco, cosa significa questa impossibilità dell'Europa di imporre sanzioni dure sul comparto energetico, dove fa male il petrolio? Continueremo a vederlo su questi prezzi elevati, anche se oggi ciò che stiamo notando è che il rally, diciamo, è un pochettino in pausa. Sì, allora, gli errori sono stati fatti nel passato. Sono stati i governi precedenti, ma anche, insomma, anche lo stesso governo Merkel, che hanno deciso di non diversificare le fonti di energia. Insomma, chiunque fa trading sa che una delle strategie migliori è la diversificazione. Sembra che i governi invece non l'abbiano applicata, forse per risparmiare, ecco. Ma non hanno tenuto i conti dei rischi che potevano occorrere nel caso in cui una delle fonti dovesse venire meno. Per quanto riguarda i mercati, questa volatilità continuerà a lungo fino a che non ci sarà una stabilizzazione per quanto riguarda
la crisi in Ucraina. Io mi aspetto poi che gli Stati Uniti faranno moltissime pressioni, le abbiamo viste nelle scorse settimane, si sono riavvicinati con il Venezuela, adesso si stanno riappacificando con l'Arabia Saudita, e quindi ci sarà probabilmente un tentativo per spingere, mettere pressione all'OPEC per aumentare la produzione. Molto interessante, grazie mille come sempre a Filippo Diorovic, Senior Market Analyst di IG, grazie per essere stato con noi, alla prossima e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Andiamo a vedere la chiusura dei mercati, mancano più o meno 4-5 minuti, il FTSE MIB si sta avviando verso una chiusura decisamente in rialzo e rapidamente i titoli migliori e i titoli peggiori, non so se possiamo tornare al titolo 1, i titoli migliori sono Atlantia, Ferrari, Poste Italiane e Pirelli, sul fondo invece Saipem, Interpump, Amplifon ed Enel, il DAX di Francoforte anche si sta avviando verso una chiusura decisamente al rialzo, il CAC 40 di Parigi lo 0,84% di rialzo, bene anche a Wall Street, anche se consideriamo il fatto che la giornata sarà ancora lunga, la seduta ancora lunga, chiuderanno le borse alle 21 anche questa settimana, l'S&P 500 0,84% di rialzo, bene il Nasdaq in particolar modo e il Dow Jones che guadagna 205 punti, particolarmente guidato ovviamente dal Nike che sta registrando un performance strepitosa nel corso di questa giornata. Molto interessante il fronte obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund chiude questa seduta a 153 punti base, il decennale italiano chiude la seduta con un rendimento, come potete vedere, superiore al 2%, il decennale USA invece rende il 2,37%, il biennale 2,17%. Questo era tutto da parte nostra, grazie come sempre per averci seguiti, buon proseguimento, a domani.